Buongiorno cantanti, oggi ci occuperemo della voce parlata e in particolare della voce parlata per speaker radiofonici. Noi sappiamo che la voce parlata è importantissima sia per i cantanti, per tutti i professionisti della voce, ma per poter parlare nello specifico degli speaker radiofonici ho dovuto chiedere per forza a un professionista del settore alcune dritte. Ho parlato quindi con Max Parisi, che ringrazio tantissimo perché mi ha dato tantissimi spunti di lavoro, talmente tanti che un unico video forse persino troppo poco. Quando noi parliamo di speaker radiofonici, dobbiamo pensare che ci sono due scuole di pensiero, quella della spontaneità e della naturalezza e quella della tecnica. Quindi ci sono degli speaker che sposano l'una e speaker che sposano l'altra, ma normalmente questo dipende dalla radio in cui lavorano e anche dal tempo che hanno a disposizione. Ovviamente chiunque entra in radio deve avere un minimo di dimestichezza con l'articolazione del linguaggio, altrimenti che cosa, come puoi dirgli fai un leggero sorriso perché così la voce risulta, se uno si mette a fare così e non riesce, non si capisce niente di quello che dice, giusto? E come in ogni disciplina si inizia con un pochettino di rigidità, allenandosi si diventa sempre più spontanei. Quindi tornando al discorso delle scuole di pensiero, dello speaker tecnico e dello speaker spontaneo, però una cosa resta ferma su tutti quanti, che oggi la radio punta alla naturalezza. Noi sappiamo bene che tanti speaker devono riuscire in 20 secondi, 30 secondi, pochissimo tempo a iniziare e concludere un discorso di senso compiuto, presentare un pezzo, dire una cosa d'effetto, esprimere un contenuto e ovviamente in base al programma, al canale, alla radio in sé e all'editore, alle scelte editoriali, dovrà stare in questi tempi bene. Quindi partire da tempi molto brevi che richiedono ovviamente una tecnica, perché sei più enfatico, riesci a essere più rapido, riesci a dire cose anche in modo più efficace, con una voce un po' più impostata, un po'. E questo in tempi brevi è estremamente efficace. Ma quando hai un pochino più di tempo a disposizione, allora lì si deve essere naturali e quindi sono ammessi i regionalismi, sono ammesse le caratteristiche della voce di ciascuno, non ci si deve in qualche modo omologare tutti quanti. E io sono stata fortunata perché parlare con Max vuol dire parlare con una persona che ha a che fare sia con la tecnica che con la spontaneità, perché lavorando per RTL, per Radio Freccia, ha possibilità di esprimersi in entrambi i sensi e poi insomma ne ha di esperienza, quindi giustamente dice per chi vuole iniziare, per chi insomma già lo fa ma vorrebbe andare avanti, tanto, tanto importante fare pratica, riascoltarsi e vedere se si riesce a sviluppare questa capacità di sintesi e in quale settore, in quale modo si è più forti, no? Quindi tanta gavetta si può fare ormai perché la tecnologia ce lo consente. Allora, quindi io dicevo, la cosa che più mi ha colpito di questa professione sono le tempistiche, perché se noi pensiamo all'ansia da prestazione che ci dà un tempo molto ristretto, oppure una facciamo l'esempio del canto un attimo, dell'esecuzione di un fraseggio molto veloce, noi ci rendiamo conto che la velocità di quell'esecuzione in fondo è relativa. Questo effettivamente è un lavoro che deve partire da respirazione, articolazione, che ovviamente è la parte propedeutica alla vera e propria dizione, che è quella che secondo me ci riguarda più di tutto. Quindi muovere bene i muscoli della faccia, tutti i risuonatori all'interno della bocca, il palato, eccetera, eccetera, utilizzare anche un po' di maschera, tutto questo insieme alla respirazione ci permette di lavorare anche in tempi molto ristretti e con una calma che viene data da questi esercizi, non solo questi ovviamente, dagli esercizi, ma anche, come dicevo prima e come suggeriva Max, dall'esperienza. Allora, quindi io inizierei a questo punto con un sospiro di sollievo, come anche quando facciamo esercizio di canto. Il sospiro di sollievo deve partire da un esercizio di calma. Allora, mi ascolto. Cosa succede
quando inspiro per fare un sospiro di sollievo. Oggi, non sempre, oggi, perché ogni giorno è diverso. Inspiro, bocca aperta, morbida. Per fare un sospiro di sollievo io non faccio altro che allargare la cassa toracica e chiudere e pensare spontaneamente, davvero, al sospiro di sollievo. Non lo dico per dire, bisogna proprio pensare al sospiro di sollievo. Quindi, che è la, diciamo, veramente il modo più spontaneo per aprire la cassa toracica. Una volta che l'ho fatto, devo rendermi conto se nel momento in cui mando dentro l'aria mi succede questo. Cioè, avviene a scatti l'inspirazione. E la stessa cosa può succedere espirando. Così. Vuol dire che ho un po' di tensione, ma questa cosa si risolve nel giro di 2 o 3 sospiri di sollievo. Lo facciamo. Espiriamo. Ci ascoltiamo, com'è andata questa volta, come non è andata. Lo rifacciamo, noi lo rifacciamo per scrupolo altre volte. Per alcuni poteva anche essere già a posto all'inizio, per altri magari ci vuole un po' più di tempo. Dipende dalla giornata, non dipende da quanto si è bravi a sospirare. Ultima volta. Adesso proviamo con un esercizio, andiamo un po' dritti al dunque. Ho pensato ad alcune parole, quindi solo parole, non frasi, nelle quali siano presenti sia all'inizio che alla fine di parola le vocali principali italiane, A, E, I, O, U, senza mettere le E, le O, non ho ancora fatto questa distinzione. Allora, iniziamo con la parola amica. Che cosa dobbiamo fare con il fiato? Con il fiato dobbiamo inspirare come per il sospiro di sollievo, però poi, mentre pronunciamo la parola amica, dobbiamo spingere con i muscoli intercostali verso l'esterno e mantenere il torace ben aperto, sempre in espansione. Mai, non dobbiamo fare amica, ma dobbiamo fare amica, aprendo bene la bocca. Guardatevi allo specchio, perché qualcuno di voi probabilmente farà amica, magari. E va bene, esageriamo per adesso. Ma qualcuno farà amica, convinto di aver aperto. Ma con una bocca chiusa non si va da nessuna parte. Quindi dobbiamo cercare di prendere coraggio e muovere la faccia. Non voglio dilungarmi su questo, c'è un video sulla ginnastica della faccia, quindi magari rimando a quello. Quindi diciamo amica, pensiamo alla naturalezza, non dobbiamo pensare, però la bocca si deve aprire e il torace deve spingere verso l'esterno. Ancora, non è attenzione, non si parla come la rana della bocca larga, una via di mezzo. Pensiamo sempre a come suona quando parliamo e siamo a posto. Amica, voi, ancora. Amica, poi, molto bene, adesso facciamo etere, l'etere, quindi etere, adesso dobbiamo pensare che oltre alle E, iniziamo già a entrare un po' nel discorso, ci sono una T e una R. Allora, le consonanti rendono il linguaggio comprensibile, noi sulle vocali produciamo il suono, quello pieno. Sulle consonanti produciamo comprensione, quindi dobbiamo lavorare sulle consonanti come si deve, e il movimento della faccia aiuta tantissimo, ma anche dentro il palato, tutto si muove per aiutare le consonanti a suonare bene. Quindi iniziamo lentamente, perché nella velocità del linguaggio spesso biacichiamo e ci mangiamo un sacco di vocali, di consonanti, e nella parlata va bene, ci capiamo, però in radio, in teoria, si dovrebbe solo sentire, come anche in una registrazione di un brano cantato. Senza video, noi dobbiamo solo sentire, quindi bisogna capire. Allora, inspiriamo, spingiamo sempre bene verso l'esterno fino alla fine della parola. Non abbandoniamo nessuna lettera a se stessa, quindi non ci si sgonfia fino all'ultima E. Quindi sarà
Etere. Voi. Ancora. Etere. Voi. Molto bene. Parliamo di indici, gli indici di ascolto. È una parola che si dice, però se noi non pronunciamo bene la I finale, guardate che le E e le I sono quelle che vengono più penalizzate quando parliamo, non ce ne rendiamo proprio conto, ma dobbiamo iniziare a farlo, rendiamocene conto. Quindi proviamo a dire indici. Proviamo, inspiriamo. Indici. Voi. Ancora. Indici. Passiamo alla parola orto. Esageriamo, va bene. Non è orto, non è questo tipo di esagerazione. Si deve capire, però deve essere ben aperta la bocca. Inspiriamo. Orto. Facciamo caso. Orto. Non è orto. Orto. Allora, con UU ho fatto fatica, per cui ho deciso di scegliere la parola unicum con la M finale. Intanto ci sono due U che ci possono comunque aiutare. La U è ancora un'altra vocale un po' penalizzata. Unicum. Unicum. Adesso proviamo a fare tutto da capo. Un po' più veloce. Voi ripetete sempre dopo che l'ho fatto io, eh? Facciamo un botta e risposta. Amica. Amica. Passiamo a etere. 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 Indici. Indici. E anche qua, indici, provate. Registratevi sempre, perché fare così non aiuta, bisogna riascoltarsi. Orto, orto, respira, veloce, orto, non mangiatevi la O finale, eh. Orto. Proviamo con unicum. Unicum. Pronti? Unicum. Unicum. Molto bene. Passiamo a una frase. Adesso andiamo in onda e lo diciamo lento. Quindi facciamo un bel respiro e ci concentriamo sull'articolazione, l'articolazione, il movimento, eh? Allora, facciamo. Adesso andiamo in onda. Voi. Sempre lento lo facciamo con un'unica vocale. Quindi partiamo con la A e qua ci metto tutte le vocali italiane. Tutte le vocali italiane sono A, E, E, I, U. Quindi abbiamo due E, due O. In questo caso l'attenzione è sull'articolazione e vi obbligo a fare attenzione perché storpio una frase che perde significato, diventa buffa, ma non ci serve come ginnastica per le vocali. Quindi adesso noi diremo adesso andiamo in onda solo con la A. Quindi adassa andamananda. Voi. Veloce. Adassa andamananda. Passiamo alla E. Ed esse, endeme e nende. Ed esse, endeme e nende. Non dimenticatevi di inspirare, sospiro di sollievo, senza sgonfiarvi. Ed esse, endeme e nende. Veloce. Ed essendemenende. Voi. Od osso, ondomo, onondo. Voi. Ed
Odo sondo monondo. La O. Odosso ondomo onondo. Odosso ondomonondo. Ultima la U. Udussu undumu unundu. Udussundumunundu. Ok, ricordatevi quando lavorate sulle vocali di provare ad abbassare leggermente la laringe, il pomo d'Adamo, se non riuscite a rendere la voce più profonda. Per questo tipo di lavoro, per rendere la voce un po' più profonda, io vi rimando a un altro video perché sono lavori lunghi, quindi c'è il video sul velo palatino e la risonanza che potrebbe darvi una mano sempre sul mio canale. Quindi date un'occhiata perché entra più in merito al discorso della voce e vi può aiutare anche a, così, a lavorare sulle aperture interne. L'obiettivo di questo esercizio non è solo quello di giocare come i bambini, non fino in fondo, diciamo, ma anche quello di provare a ridire la frase di origine un po' per bene. Quindi facciamo questo gioco. Iniziamo a dire: adesso andiamo in onda. 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 Allora, ovviamente non si deve parlare a 3000 all'ora. In realtà il concetto di parlare in un tempo determinato non è quello di parlare veloce, di dire 3 milioni di cose, ma è quello di avere una buona capacità di sintesi e di scegliere le cose da dire nei tempi dati, ma anche di dirle come si deve. Questa è proprio una ginnastica. Il fatto di accelerare il parlato non vuol dire che si debba parlare come dei treni mentre si sta presentando un brano. Assolutamente no, non è questo l'obiettivo.